Sebbene non sia possibile stabilire un nesso di causalità fra violenza e cancro, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come la violenza, anche di genere, abbia implicazioni dirette e indirette sulla salute umana e su patologie come il tumore. In Abruzzo sono circa 1200 gli interventi chirurgici eseguiti lo scorso anno per il cancro alla mammella, una patologia oncologica in crescita esponenziale negli ultimi anni, con un'incidenza che nella nostra regione si attesta sui 170 casi ogni 100.000 abitanti, contro i 38 registrati 50 anni fa. Studi scientifici ed esperti del settore legano questo preoccupante aumento anche a fattori ambientali quali inquinamento, stile di vita e alimentazione non corretta. Per parlare di un alto tasso di guarigione e per evitare formazioni recidive è necessario che si faccia prevenzione attraverso screening costanti. È dunque in questo contesto che si inserisce la proposta di legge dell'opposizione in Consiglio regionale con l'obiettivo di garantire le attività di studio e ricerca nell'ambito delle terapie integrate per le patologie oncologiche. Il testo, firmato dai proponenti, il capogruppo di Patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e la consigliera regionale Erika Alessandrini, è stato presentato a Pescara nel corso di una conferenza stampa. Ma è un auspicio che anche la maggioranza, riconoscendone la validità, riconoscendolo come strumento estremamente utile per rispondere alle esigenze delle abruzzesi, si unisca all'opposizione e concorra a portare in approvazione questo progetto di legge e soprattutto a dargli una rapida esecuzione, perché obiettivamente, prima ancora che come colore politico, questo progetto di legge si caratterizza per la capacità di offrire una risposta concreta alle esigenze di cura delle abruzzesi. Continua la nostra attività di proposta del Patto dell'Abruzzo con un progetto di legge che viene incontro alle tantissime donne che sono affette da tumore mammario. Quello che cercheremo di fare con questa legge è di finanziare lo studio e la ricerca dell'attività fisica adattata per la chirurgia senologica di Ortona, che rappresenta un'eccellenza, e lo facciamo su tantissime sollecitazioni che abbiamo avuto, soprattutto delle associazioni che si occupano di questo settore, da Gaia ad ISA, che ci chiedono di fare qualcosa per fare in modo che questa attività non sia possibile soltanto per l'intervento del privato o di associazioni, come è stato nell'ultimo periodo grazie a Gaia, ma che sia un'attività che viene finanziata direttamente dalla Regione Abruzzo. Lo facciamo convintamente, continuando un percorso iniziato anche nella scorsa legislatura dal Movimento 5 Stelle. Siamo fermamente convinti di sottoscrivere questa proposta e di presentarla, perché va sempre a favore dei cittadini abruzzesi, continua ad essere una proposta concreta messa sul campo in risposta alle tante mancanze che il centrodestra continua ad offrire ai cittadini dell'Abruzzo.